Ciao a tutti, siamo oggi qua, siamo in tanti, per celebrare il congresso provinciale dei giovani di Baia di Cuneo. È un evento che mi tocca anche perché Alberto lo sa, la mia prima sera nella grande famiglia dei giovani padani fu proprio 3 anni fa, se non sbaglio il 24 ottobre a San Cassetto, il 17, ho sbagliato la settimana. Sì, Flavio se lo ricorda bene. Il 17 ottobre, proprio per allora, si diede questo compito di coordinare il gruppo giovanile Alberto Brignone. E oggi, dopo 3 anni, siamo qua a fare un resoconto, a mio parere ottimo, del lavoro svolto da Alberto. Cosa dire? La maniera migliore per ringraziare un ragazzo per il lavoro svolto credo che sia un po' esternare ciò che abbiamo imparato da lui. E io vedo che nel gruppo, parlo del mio gruppo, quello centallese, ho imparato una grande cosa. A sentirmi in una famiglia ogni sera che vado al bar a incontrare i giovani padani del mio gruppo, a sentirmi in una famiglia quando ci troviamo anche nelle riunioni di sezione, perché militanti e giovani padani sono la stessa cosa. I militanti di adesso sono i giovani padani di 10, 15, 20 anni fa. E questa... è una cosa bellissima che sento anche mia, perché mio padre è anche un militante, e se c'è una cosa che mi tocca è che quando avevo 7, 8, 10 anni mi ricordo che andavamo in giro passando le domeniche non con i classici amici di famiglia ma con gli altri militanti della Lega Nord di Centalla. Una cosa fantastica. Cosa dire? La parola d'ordine di questo congresso è la frase, lo slogan è: una squadra che non sa rinnovarsi ha già perso in partenza. Io penso che sia una cosa fondamentale, perché se adesso la Lega, nonostante tutti i casini, anche portati dai nostri errori che sono successi questa primavera, se adesso siamo qua, abbiamo ancora tanto entusiasmo, abbiamo voglia di fare gazebi come ho fatto questa settimana, io qua in provincia di Cuneo ne abbiamo fatti tanti, tanti gestiti dai giovani padani, e se ci siamo riusciti è perché ci crediamo e perché abbiamo saputo dar voce ai giovani, abbiamo saputo dar voce a nuove energie. Perché lo vedo in sezione, i militanti a volte sono anche un po' sfiancati, perché dopo tanti anni che ci provano a raggiungere l'obiettivo, tante volte si trovano la porta chiusa e allora dopo un po' passa la voglia. Per questo è importante saper coinvolgere nelle sezioni, secondo me, i giovani, farli crescere, portarli in sezione. Si insegna facendo lavorare, non solo andando a scuola ma lavorando anche in fabbrica, in campagna, seguendo il padre, quindi chi è più anziano, chi è passato prima. E questo deve valere anche nella Lega. La migliore scuola politica secondo me sono le sezioni, punto. Cosa dire? Quindi ancora un grande grazie a Alberto e un bocca al lupo naturalmente a Flavio, perché adesso per la carità dobbiamo ufficializzare tra qualche momento una votazione, però in questi mesi ho visto Flavio entrare pienamente nel ruolo che fra poco gli verrà affidato e l'ho visto coinvolto con tanta fiducia e con tanta voglia di fare, anche a volte fin troppo preso, ma ci siamo noi, siamo una bella squadra qua pronti a darti una mano. E il motto di 3 anni fa al congresso di Alberto era: invasi ma non conquistati, fino all'indipendenza. Adesso se va di moda ed è giusto così dire prima il nord, è solo con 3 parole un po' diverse per dire prima la Padania, Padania libera, fino all'indipendenza. Adesso in piena continuità mi sento di dire fino all'indipendenza, prima il nord, prima noi altri.